nome Cori. Però lo spirito è champagnoso. Uni a finire, a dopo notte vivace e spiritosa, avevo una tua casa. Di quando ranna diventasti, ogni cosa duci di una volta, non pittuto, non riluce più. Umbroso e silenzioso, passi tu giornati solo a faticare senza più a te pensare. Accenata di sta vita, insieme a tua compagna sua essere, per arrivare a sommità da gioia e da serenità. Ma un arcano strano e doloroso, il tuo cammino ti impedisce, fino a ferire di nello corpo e ni lamenti, senza tu poter fare niente. Arrivato a sto punto, spero solo che prima di scurare ogni cosa si possa risanare. Ti può dire caro Simi che chi studi ora non è la persona di una volta, ma solo una comparsa in sta vita a così curiosa. Perché le poesie sono state scritte da Giuseppe con tantissimo sentimento e con una parte della sua vita, però sentirle declamare in questo modo ci ha fatto venire la pelle d'oca, ce le ha fatte vivere. Non solo, devo dire che in 5 giorni quelle che avete sentito musicate non erano musicate, erano delle poesie scritte come le altre. Loro in 5 giorni sono riuscite a musicarle e a farcele sentire come veramente delle canzoni. In tre giorni, perché abbiamo sentito questo trio in 3 giorni, sono riuscite a musicarle e ce l'hanno fatta sentire veramente come una canzone. Quindi grazie di queste emozioni. Perché parliamo di una famiglia condivisa, quindi i sentimenti sono gli stessi. Ringraziamo Giuseppe perché veramente ci ha sentito tanto parlare. Lo facciamo sto libro, finalmente siamo riusciti ad averlo qua sul tavolo per lui, ma anche un pezzettino anche per noi è una soddisfazione. Ringrazio tutti voi di essere stati qui con noi. Meglio la morte e non che sto dolore.